Perché? No, stavo guardando io. Puttana. Non è semplice. Allora, ci mancano i fiori, mi sa. Quello lì sotto non va sotto. Questo? Qua sotto, è solo sopra. Questo? Un po' sì. Qui? No, sopra. Qui? Sotto quello lì. Qui? Al posto dell'altro. Qui? Lì. No. Così. Ho capito. Questo qui va qua sotto. Capito? Devo spostare questo. Mamma mia, rimetti. Però ho capito. C'è la chiave. Tieni il pennino, te lo lascio qua. Stai già registrando, ancora, Sì, sì, ho visto. Poi alla fine del video magari lascio un extra. De che? Per vedere. Chi vuole andare a vedere com'è stata ricomposto questo bizzarro enigma difficile, bravo al nipote che è stato complimenti. Sì. E tutto questo per prendere la chiave, mamma mia, io li odio quei cose, quei rompicacco qua. Tutto questo per prendere la chiave? Sì, che ci serve. Ma noi li potevamo prima dal fuoco. Che ci serve dietro, giustamente. Sì, ovvio. Brrr. Ma il problema è che ce ne saranno ancora tanti di quelli. Come fa con la chiave lì andare bene lì? Va bene. Oh. Babbo Natale. Un coltello. Devo rimuovere la ragnatela. Oddio, che lamentele. Devo rimuovere la ragnatela. Il cerino. No, è con la cesoia lì. No, con la cesoia, non penso. Dio, per delle ragnatele. Lamentone. Con le mani. Cosa Dio. Le ragnatele non sono mica colla, Perché non usa Cirno? Brucia le ragnatele. Niente, non brucia le ragnatele. C'è qualcos'altro? Cucchiaio d'argento. Ok, userò il cucchiaio per. Non posso suonarla, ma la corda potrebbe essermi utile. Quindi cesoia, taglio la corda. Giustamente. No, povera chitarra. E tanto non funziona più. Vabbè. Ok. Però. Corda. La finestra. Aspetta, c'è ancora. Oggetti. Il formaggio. C'è una padella, c'è un fornello, pare sia ben alimentato. Abbiamo il fuoco. Un pezzo di formaggio, non so da quanto tempo è qui. Meglio non mangiarlo, tu cosa dici? Io non la so muffa. Ok, ho acceso il fuoco. Il gas. Ho acceso il fuoco per far cosa poi alla fine? Quanto colore? Pare sia abbastanza caldo per sciogliere i metalli. Non abbiamo niente da sciogliere. Quella... Sì, il cucchiaio. Cucchiaio giusto. Io ho sparato a casa. No, hai ragione. Ok, adesso credo che ora potrò sconfiggere il mostro. Perché sì. Mi faccio una mi faccio una freccia d'argento per la creatura. Ci manca solo l'arco. Io quel formaggio qua lo mangio. Non posso metterlo nella padella. Formaggio fuso. Perché mi dà ancora cose da fare? Non lo so. Comunque, qua. Ah, qua c'è la storia della ragnatela. Oh, poverina. Ho piccolo bambino. Niente, la ragnatela. Il pendolo. Il pendolo non mi dà niente. Togli l'inventario che forse c'è qualcosa che non si vede perché sai. Qua è ancora tutto così. Eppure continua a illuminarsi sto. Un pezzo.
ma lo taglierei col coltello. Non ce l'ho più. Questo cos'era? È la corda per la balestra. La corda, la corda. Niente, dai. Facciamo la balestra. Torniamo e... balestra. Finalmente... abbiamo una balestra. Con la magia. Ok, balestra con freccia. Quindi possiamo sconfiggere la creatura, giusto? Secondo me ci mangia. Qui c'è, ricordiamoci che c'è un coltello che non posso prendere. Andiamo a uccidere la creatura. Creatura malefica. Faccio gli effetti. Creatura malefica. Muori. Non è morta, si è incazzata solo. Abbiamo sconfitto la creatura. Ho fatto la mini. Solo noi conosciamo. Deve esserci stata una ragione se quel guardiano si trovava lì. Forse è meglio un nascondiglio in questa stanza. No, io vedo ancora enigmi brutti, sì, qua. Come io avevo detto off camera, vuoi vedere che se c'è la creatura? C'è qualcosa qui che assomiglia a una nicchia. Per esempio, devo tagliare. Eh sì, ma mi serve il coltello. Vabbè, io avevo detto che se c'è la creatura, aspetta, ci sarà il conte. Oh, troppo. Guarda qua per le ragnatele. Fiumino per le ragnatele. Qua c'è... cos'è? No, non so cos'è quella roba qua. Meno male che manca un pezzo, così non lo facciamo subito. Siamo vicini alla fine del gioco? Secondo me sì, perché se c'è la creatura che difende il conte. No, Salvini. No, vabbè, è contro Dracula. Le mie battute. Dai. Allora. Ancora indietro. Andiamo a pulire, prendere finalmente sto coltello. Ma io le avrei strappate a mano. Infatti. Ma cosa serve quella roba lì a pulire? Te fai così, zac. Ok. Abbiamo il coltello finalmente. Cosa dobbiamo tagliare? Creatura. Tagliamo, vediamo cosa c'è. Cos'è che dobbiamo tagliare? Tutto mezzo arrugginito. Ma non facevamo prima a strappare. Trappola per topi. Non c'è più per niente. Topi. No, guarda qua. Un schifoso ratto. Ah, c'è il pezzo del robo. Un schifoso ratto. Oddio, un topo, ma c'è qualcosa in fondo al buco, devo riuscire a stanarlo. Mamma mia, un topo, che paura. Aspetta. Lo tagli col coltello. Ok. Quindi? È il formaggio. Topo, è il formaggio. Col coltello, hai ragione. Io l'avevo detto. Col coltello. Vedi che quel formaggio lì serviva a qualcosa, anche perché io volevo mangiarlo. Ma secondo me glielo metti, muore lo stesso anche senza trappola. C'è Dio. Dove era il formaggio? Era qua. Un bel pezzo di formaggino. È buono. Più buono quello che fa mio nonno. Fette di formaggio, ok. Fette di formaggio sprecata da dare al topo. Quindi, sorcio schifoso. Mettiamo dentro, no, il formaggino qui. Lui va, trick. Guarda che gli esce la coda da là. La gliela tagliamo. E prendiamo il pezzo di meccanismo che ci porta quell'enigma qua. Allora, ci sono dei cosi viola, blu, azzurri. Con quale logica io devo girare quelle cose qua? No, quello lì andava bene. E come fai a saperlo? Cambia colore. Ma? Io di che colore devo rendere il tutto? Allora, io posso girare l'anello esterno e basta? Come basta? Gli altri? Gli altri no. Come no? Non li fa girare. Su quale logica io devo girarlo? Allora, c'è da notare che c'ha un coso qua con tre cose illuminati. Aspetta, Gli altri non posso girarli, posso solo girare questo. Come? E quindi come fai?
punto di domanda. Boh. Io non ho capito cosa bisogna fare. Non neanch'io. Soprattutto se non posso. Neanche questo esterno. No, no, posso girare quello lì. Andiamo nelle informazioni. Ruota gli anelli in modo tale che le sezioni evidenziate si trovano in segmenti diversi. Eh? E però dice gli anelli. E non me lo fa, non me li fa ruotare gli altri. Mi fa ruotare solo questo. Come? Secondo me le luci devono essere colorate nello stesso modo. Posso provare? Non mi fa più uscire dal... Fammi vedere se si è incantato qualcosa, ma no. Non penso. E però se dice gli anelli... Babbo, non lo so io. Posso? Aspetta. Sì, sì. Non posso neanche ruotarlo uno alla volta, va a 3 a 3. Ho visto. E ruota solo quello. A meno che ruoti solo quello finché trovi giusto. Ma non penso. Può darsi. A parte che mi illumina anche questo qua, dovrebbe teoricamente girarmelo, ma non va. Posso? Ruota solo quello esterno. Quindi questo qui. Ruota solo questo, anche se... Dovremmo fare un altro taglio. Oddio, basta. Diventa complicato. Sì. Roba tattica. È un po' difficile. Taglio? Io non sto capendo. No, neanch'io. Anche perché mi sembra strano che ruoti solo questo. Mi puoi schiacciare anche il punto di domanda? Ti dice la stessa cosa. Quanto voglio? Gli anelli in modo tale che le sezioni evidenziate si trovano in segmenti diversi. In che senso segmenti? Che non devono corrispondere, i tre simboli gialli non devono combaciare con gli altri, devono essere tutti in una posizione diversa, ma ruotando solo all'esterno è impossibile. E non puoi. È impossibile. Se ruoti solo questo è impossibile. Secondo me le luci, se te metti delle luci uguali puoi spostare anche gli altri.
la mia... Però... Beh... Tagliettino tattico. Ah, boh, non lo so io. Ci sarà un modo per girare anche gli altri, ma... Metti un po' di svitol. Dov'è? Non abbiamo niente nell'inventario. No, fammi vedere. No. Ho fatto l'inventario. Ogni volta che non vorrei che si sia... Buggato ancora. Buggato. Proviamo a entrare... Cioè, uscire e rientrare. Perché è così impossibile, sì. Per forza. Occi. Guardiamo. Dov'è che salverà però? Non lo so, spero vicino. Se devo ancora rifare quel quadro lì? No, salvato dopo dal quadro, di sicuro. Secondo me alla creatura. Gioco qua. Aveva quei bug qua. Pot. Perché girando solo quello lì è impossibile da fare. Senti. La mini! La creatura! Quanto siamo? Vediamo da dove ci fa ripartire. Speriamo vicino. E speriamo di risolvere. Sì. Gioca. No, perché con uno è impossibile. Se ruota solo uno è impossibile. A meno che, anche perché lo ruota di sei obbligato a trovare la combinazione giusta. Sì, ma prima o poi. Se te ti dice una roba, non è che ti aiuta. Che come col quadro di prima. No, ti fa partire da qua il topo, l'abbiamo già... No. Che palle, devo rifare il topo. Guarda cosa abbiamo nell'inventario. Non sì, qua manca un oggetto, non posso girare niente perché... Che alla fine non giro neanche il pezzo lì che vado a mettere. Abbiamo qualcosa nell'inventario? Cioè, abbiamo... No. Devo andare a recuperare ancora il pezzo il di... formaggio! Il formaggio! Formaggio! Non c'è qualcos'altro qui dopo? No, no, perché ti chiudo automaticamente. Ma sbrillo. No. Topo! Prendi. Pezzo di meccanismo, andiamo. Beh, prova a mettere in modo diverso che forse. Che senso? Sono obbligato a metterlo qui, manca quello. Gira solo uno? Sì. Gira solo uno. Otto. Come diavolo funziona? Non lo so. Se da qui in poi è così, dobbiamo fare mille tagli. Perché se no per un coso dura mezz'ora. Giusto? Anche Jojo non riesce. Aspetta, forse ho capito. Posso? Prova, ogni volta che lo sposti, prova a spostare gli altri. Che forse c'è una combinazione con le luci. Se io schiaccio mi sposta sempre solo quello lì. Solo. Ogni volta che io clicco in qualsiasi punto. Pot, non lo so, Ma come si fa allora? Per me è buggato. Ma non se è buggato come si fa? Sì, c'è un coso per c'è una possibilità di andare avanti con gli enigmi lo stesso. Porta lo salti, ma te lo fa lui. Sì, ma per me è così impossibile. Boh. Porta
Facciamo un tagliettino, proviamo, se non riusciamo schiacciamo quel pulsante lì, magico. O no? Ti va bene? Forza. Botta? O se no io mi addormento qua. Non gira gli altri, no? Porta, ma come? Perché se non gira, cioè devi spostare questo qui. Ma se te giri solo quello, non riesci. Uomo, cioè, anche la tipa è stupida, me lo mette dentro giusto. Vabbè. Sì, perché altro non c'è da fare qua. Abbiamo fatto tutto, Boh. Proviamo a cliccare un po' a caso. eh. Che senso a caso? Botta. Non abbiamo lasciato qualcosa indietro indietro. No, abbiamo preso tutto. Guardiamo bene qui. Tutto, tutto, tutto dietro. Manca questo, ma... Ma prova a cliccare sulla finestra, gigante. No, eh. No, questo per me è buggato, non si può fare così. Usiamo il tasto magico. Per forza. Vediamo com'era. So che è un gioco pieno di bug questo qua. Io cosa so? Pota sì, perché te, poi ti dice anche che devi spostare gli anelli. Se ti dice Sto guardando se c'è gli. un modo per attivare gli altri anelli, ma non c'è È niente. perché le luci serviranno a qualcosa, Vedi? Ho eh? spostato tutti. C'era un bug o qualcosa che non mi faceva spostare gli anelli esterni, Ma per hai usato il forza. pulsante magico? Sì. Non lo so. Queste sono. Che fortuna che sono ancora integre. I cittadini si rallegrano, cominciano a credere e riposano tutte le loro speranze in quella miracolosa cura. Ma guarire la gente non era nei piani del vampiro. Il suo piano era quello di trasformare gli aristocratici della città in vampiri e cibarsi degli altri cittadini. Ok? Il sindaco tentò di sventare questo terribile piano, purtroppo però venne barbaramente ucciso dai suoi figli gemelli, che erano stati ingannati dal vampiro con la promessa di una vita eterna. Da allora il fantasma del sindaco non ha mai smesso di cercare qualcuno in grado di spezzare questa maledizione. Siamo noi. Solo Jojo e ATP. Ma peccato per quei bug qua, perché già che sono Sì, complicati di perché vedi suo. che lui ci ha spostato tutti gli Quindi. anelli. Noi non potevamo. Ma era sufficiente riuscire a Oh, spostarne due. amo. Vediamo cosa ci dice il Mio padre, fantasma e sto poi qua. interrompiamo. Ti Non sta avvicinando l'abitazione dei abitare gemelli, anche se non sono più umani, ma mostri stati di sangue. Resteranno innocui finché non scenderà la notte. Sta per scendere la notte. Ok? Va bene, interrompiamo perché è diventata lunghissima e episodio dove abbiamo incontrato anche bug che impedivano il proseguimento, almeno penso che sia così, perché non ne vedevo alternative, senza spostandone solo uno era impossibile. Secondo me quella pulsante lì l'hanno fatta E ci apposta. stiamo avvicinando i gemelli vampiri, ma questo lo vediamo la prossima volta, però di tutto stando piacere alla prossima. Ciao! Ciao.